Standing ovation per lo showman abruzzese Gabriele Cirilli, che a Mormanno con lo spettacolo live ha portato in scena ironia e intelligenza, i vizi e le virtù di una società che si aliena dietro ai cellulari, mostrando anche le sue capacità interpretative e canore delle ultime edizioni dei personaggi interpretati nella trasmissione Tale quale show. Di tutti i personaggi che tu hai fatto, qual è quello che più ti ha colpito, che più ti è rimasto dentro? C'è stata l'esibizione che ho fatto con Pavarotti, Claudio Villa e poi per divertimento Psy, Orietta Berti. Ho svelto! Mi sembra di sentire il mio fratello, che avevo un grandazzero nel filo, che la barca va. Lui che nasce comico monologhista, quest'anno ci ha deliziato e fatto ridere con un altro grande comico, Francesco Paolo Antoni. Sembra che lavoriamo insieme da tanti anni, invece è solo un anno e sembriamo una coppia ormai affiatata e mi trovo benissimo. La comicità di Cirilli, che come dire, è contagiosa, e averlo qui a Mormanno per noi è un grande onore e orgoglio, perché parliamo di un comico, insomma, di una caratura importante, e tra l'altro ha divertito il pubblico mormannese e non solo, di tutto il nostro territorio, e quindi, come dire, va spedito l'agosto mormannese. Un altro grande evento di questo agosto mormannese che riapre sempre di più ed entra nel vivo. E poi diamo un altro appuntamento. Riaccendiamo i riflettori in un'altra area molto bella, suggestiva della nostra Mormanno, nell'area eventi del seminario vescovile, nella dolce sinfonia di Dolce Nera. Organizzato dalla locale amministrazione comunale con il sostegno economico della Regione Calabria e del Parco Nazionale del Pollino.